situazione. Naturalmente. Allora, Claudia Antinoro, eccoci, buongiorno, siamo da te. Ci racconti dove sei e perché sei lì? Noi, Monica, siamo nel parco dell'Insugherata, cioè a nord della capitale. Questo è il centro del focolaio della peste suina africana. E non solo ci sono grandissime difficoltà per tutti gli allevatori e i loro, naturalmente, allevamenti della zona, ma anche gli agricoltori, perché secondo l'ultima disposizione dell'ordinanza del commissario straordinario dovranno essere bloccati il fieno e la paglia prodotti in queste zone. Vedete, questo è il fieno che è stato raccolto circa una settimana fa da Riccardo Milozzi, il proprietario di questi terreni. Qual è la situazione? La situazione è drammatica in quanto appunto ci troviamo bloccati la vendita e la commercializzazione dei nostri prodotti. E questa cosa coinvolge non soltanto la mia azienda, ma altre 200 aziende circa, creando un danno all'incirca di 10 milioni di euro. E noi ci troviamo costretti a tenere bloccato il nostro prodotto per 90 giorni con uno stoccaggio, però non tutte le aziende hanno la possibilità di stoccare questo prodotto. E poi, tra l'altro, è stata fatta un'ordinanza molto rigida, perché comunque il fieno è un'alimentazione che viene dato per i bovini e per i cavalli e non entra in contatto con i suini. Quindi quello che noi chiediamo è appunto di rivedere questa ordinanza. E tra l'altro poi il risarcimento, cioè come verrà fatto questo risarcimento dal punto proprio di vista, no, anche burocratico, perché noi non possiamo aspettare tanto. Noi veniamo da una condizione economica Gli aumenti con delle gli aumenti delle caramente. materie prime e del gasolio, e quindi abbiamo anche i nostri impegni, e quindi quello che chiediamo al governo appunto di intervenire in maniera veloce per salvaguardare le aziende dal punto di vista economico. A te, Monica. Grazie Claudia. Insomma, è chiaro che come dire, i produttori, gli allevatori, gli imprenditori agricoli sono in questo momento molto preoccupati nel Lazio come nelle altre regioni dove la peste suina si è manifestata. Professor Bassetti,